Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Come da titolo, oggi sono qui per fare un video che in realtà io volevo fare da tantissimo tempo, però ho pensato di cogliere l'occasione dell'arrivo dell'estate per farlo, ovvero un video in cui vi voglio parlare di depilazione. Perché ho notato che ci sono pochissimi video su YouTube che trattano proprio del tema depilazione, perché si fa, che cosa si pensa in merito, perché è un argomento tendenzialmente molto tabù. Non so, è uno di quegli argomenti tipo il sesso, il ciclo mestruale, queste cose che risolta sempre un tema un po' delicato, un po' scottante. Secondo me non dovrebbe esserlo, perché sebbene non sia proprio una cosa, diciamo, naturale, di istinto animale come il sesso, il ciclo, eccetera, perché la depilazione è una cosa che ti scegli e poi vedremo bene perché, è una cosa del tutto normale, nel senso che ormai è piuttosto comune che sia donne che uomini anche si depilino e quindi non vedo perché dovrebbe essere un argomento così tabù. Quindi ho pensato, siccome intanto io volevo fare un video generico in cui volevo raccontare un pochettino la mia esperienza, però volevo anche rispondere ad alcune vostre domande. Siccome alcune di queste domande mi sono state fatte via privata, non leggerò tutti i vostri nick perché magari non avete voglia di, insomma, essere per forza menzionate, però comunque io saluto tutti quanti, lo sapete che sono sempre tanto contenta di rispondere alle vostre domande. Allora, comincio parlandovi un pochettino della mia esperienza, anche perché una delle domande che mi è stata fatta è quando ho iniziato a depilarmi. Io ho sviluppato tendenzialmente tardi, tipo verso i 14 anni, quindi i peli mi sono cresciuti tardi. Io sono stata fino a circa 12 anni, 12-13 anni in cui non avevo ancora necessità di farmi di peli, diciamo, perché anche sulle gambe comunque avevo i peli biondi, eccetera. Ho cominciato effettivamente tardi perché ho fatto tutto tardi, ho sviluppato tardi, eccetera. Allora, io avevo iniziato a depilarmi sotto le ascelle. Forse sì, avevo 12 anni e mezzo, qualcosa del genere, quando facevo i saggi di danza, perché a un certo punto mi erano cominciate a crescere i peli sotto le ascelle, mi sentivo a disagio a mettermi i costumini, i body, queste cose, e quindi avevo cominciato a dire a mia mamma, insomma, che mi dava fastidio avere i peli sotto le ascelle, e quindi lei, la prima volta me lo faceva lei con il rasoio, con la lametta. E poi parliamo anche del rasoio, perché ho visto che anche il rasoio è veramente un argomento molto delicato, quindi voglio affrontarlo con delicatezza. Però sostanzialmente appunto io ho iniziato con il rasoio e praticamente io ho fatto tutto con il rasoio da quando poi ho iniziato a depilarmi anche l'inguine, le gambe, eccetera. Anzi, le gambe in realtà ho iniziato con la crema depilatoria, che però non è un metodo di depilazione che vi consiglio, perché secondo me trovare una crema depilatoria bella e efficace, soprattutto con degli ingredienti buoni, che quindi non bruci la cute, non di irritazione, eccetera, è veramente complicato e comunque a lungo andare diventa inefficace, perché le prime volte i peli sono molto morbidi, eccetera, eccetera. Dopodiché, una volta che i peli sulle gambe si irrigidiscono quando crescete, insomma, diventano proprio di quelli peli neri che si vedono subito, che volete levare, la crema depilatoria non è, secondo me, il metodo più efficace, però secondo me ognuno si può depilare come gli pare, nel senso che non credo che ci siano delle norme oggettive su come ci si debba depilare o meno. Io tendenzialmente utilizzo il rasoio classico, a volte quello elettrico, però insomma tendenzialmente il rasoio, la lametta, come lo chiamate voi, per qualunque cosa, tranne le braccia, perché le braccia ho levato i peli circa 3 volte nella mia vita con la ceretta, in un momento di disperazione in cui volevo levarmi i peli sulle braccia, ma tendenzialmente non lo faccio perché sono molto morbidi, sono abbastanza chiari perché comunque sono chiara, però per tutto il resto, inguine, gambe, ascelle, ho sempre fatto tutto con il rasoio, perché intanto ho una pelle molto delicata e quindi non ho mai voluto provare comunque cerette, silk peel o cose del genere, perché avevo paura intanto di sentire molto dolore, perché ho una soglia del dolore veramente imbarazzante, e poi perché avevo paura che la mia pelle comunque avesse delle strane reazioni. Allora, il silk peel non l'ho proprio mai provato, ma in generale lo sconsiglio perché comunque ho letto che tende a far venire tantissimi peli incarniti e è un metodo di depilazione secondo me un po' troppo aggressivo, soprattutto se avete la pelle delicata. O comunque io vi direi di farlo soltanto sulle gambe, perché secondo me fare l'inguine e l'ascelle col silk peel è veramente volersi del male, cioè io non lo farei mai. Però, ripeto, è qualcosa di tutto soggettivo. Poi adesso ne stanno creando alcuni molto più delicati di quelli che si possono utilizzare anche sotto la doccia. Insomma, sicuramente sono dei metodi più perfezionati, ecco, però non, insomma, in linea di massima io non l'ho mai utilizzato, non ci penso neanche. Dopodiché, appunto, tendo ad utilizzare il rasoio, perché intanto il mito che i peli crescono più duri, più forti, di più, eccetera, è veramente
allucinante, perché non è vero. Sicuramente i peli ricrescono più velocemente perché con il rasoio li vai a tagliare, invece tipo con la ceretta vai a estirpare il pelo dal bulbo e quindi per rispuntare ci mette molto di più. Quindi la ceretta è sicuramente il metodo più comodo, ma non per forza quello più efficace, perché comunque il rasoio, anche se devi passarlo più frequentemente, lo puoi passare quando ti pare. Invece la ceretta devi aspettare che il pelo abbia raggiunto un, diciamo tipo 3-4 mm mi sembra di lunghezza, perché altrimenti non si toglie niente, ti fai soltanto male, strappi la pelle e basta. Quindi per chi diciamo quando vede il pelo gli si rizzano i capelli, li vuole levare subito, la ceretta è un metodo efficace e non efficace, perché comunque devi aspettare un minimo che ricresca. Non ho tutti questi peli sotto le ascelle, in ogni caso io il rasoio lo passo circa ogni 2 giorni, ogni 2-3 giorni, insomma, quando vedo che i peli sono un pochino più lunghi, non tutti i giorni perché sennò non avrei più la pelle delle ascelle, cioè mi raschierei completamente. Ogni tanto, cioè ogni 2-3 giorni circa, a seconda di quanti peli ho e dove devo andare. E le gambe vi dico una volta a settimana più o meno, dipende, poi magari d'estate può capitare che mi capiti più spesso, ma cerco di non far passare troppo poco tempo tra un'epilazione e l'altra con rasoio, perché sennò ho veramente paura di rovinarmi la pelle. E l'inguine idem, una volta a settimana. Io ho il pelo dell'inguine bello tosto, quindi devo insomma lavorarci un po' di più, però insomma tendenzialmente una volta a settimana a gambe e inguine mi trovo bene. Comunque il metodo del rasoio appunto ovviamente è molto soggettivo, ognuno ha le sue teorie, le sue cose. Il pelo ricresce sì, forse più velocemente, anche se per me non è una cosa così tragica, ma potete controllare voi qua ogni quanto passare la lametta, insomma, invece della scelta che dovete aspettare. E poi il pelo non è che ricresce più forte, è che ricresce da metà, diciamo, non dalla radice, e quindi ricresce dalla parte che è un po' più grossa, per questo sembra che il pelo si sia rinforzato, ma vi assicuro che io passo il rasoio praticamente da quando ho 13 anni e i miei peli sono sempre uguali, anzi forse sono anche un tantino diminuiti, perché ormai a forza di levarli non ci stanno più. Nonostante questo, siccome so che il metodo della ceretta, soprattutto d'estate, è sicuramente più comodo, l'anno scorso, per la prima volta nella mia vita, a 20 anni, ho deciso di affrontare questa grande paura di farmi la ceretta alle gambe e all'inguine per andare al mare. Ho fatto la ceretta alle gambe mi sembra 3-4 volte e un paio quella linguine, e allora mi sono trovata super bene, non ho sentito tutto sto dolore perché ovviamente poi erano tutti i miei film mentali. La ceretta alle gambe sicuramente la rifarò per quest'estate, perché comunque è un metodo sicuramente molto comodo, non ho sentito grandissimo dolore neanche alle cosce, così magari un pochettino vicino alla caviglia, perché comunque passando il rasoio per tanto tempo e poi i peli tendono sì a crescere un po' in tutte le direzioni, quindi fare la ceretta diciamo che bisognerebbe farlo in maniera continuativa, però io durante l'inverno un po' non levo i peli praticamente mai, cioè non li levo perché poi magari vado in palestra, non mi va di stare con i peli lunghi, però non passo solamente il rasoio così spesso come d'estate, per cui insomma la ceretta durante l'inverno me la sogno, soprattutto all'inguine, perché sottopormi a quella tortura cinese durante l'inverno proprio non ci penso neanche, tanto nessuno mi deve vedere, non ho proprio nessuna esigenza, però durante l'estate comunque preferisco fare la ceretta. Qual è il problema però? Che soprattutto la pelle dell'inguine, che oltre a essere una pelle sottile in generale nel corpo di tutte le donne, oltre al fatto che appunto io ho la pelle molto sensibile e tendo ad avere i peli piuttosto duri, ce l'ho sempre avuti, cioè sono proprio spessi, come insomma in generale i peli delle ascelle dell'inguine sono più spessi di quelli sulle gambe, a me la ceretta all'inguine mi crea dei problemi allucinanti. L'anno scorso, l'ultima volta che l'ho fatto, mi sono venute proprio delle vesciche, e cioè è stata una cosa terrificante. Durante l'estate tu pensi di esserti liberata dei peli, invece ti viene la vescica, un po' perché secondo me la cera era troppo calda quella volta, però succede di bruciarsi un pochettino, anche se io non me ne ero accorta, però evidentemente era troppo calda. E poi perché è proprio una zona, cioè io tendo proprio a perdere leggermente del sangue dalla radice del pelo. Ragion per cui, siccome non mi sono mai trovata male con il metodo del rasoio, io preferisco onestamente avere un metodo più sicuro per levarmi i peli, soprattutto in una zona così delicata, piuttosto che avere questa esperienza, ecco, perché magari non mi capita più, però comunque è stata una cosa un po' fastidiosa, anche perché comunque l'inguine sfrega contro tutto, no? Perché quando cammini, quando sei in spiaggia così, prendi il sole eccetera, è stata veramente una tortura far passare, non erano veramente vesciche, però comunque erano delle bolle, proprio perché la cera era troppo calda. È stata un'esperienza limite, però comunque è una zona in cui faccio veramente tanto fatica, poi insomma mi fa malissimo eccetera.
Probabilmente la rifarò uguale perché comunque durante l'estate è 100 volte più facile, però io comunque sono molto accorta quando utilizzo il rasoio. Intanto non mi depilo mai a secco, ragazzi, non fatelo mai, cioè dovete per forza mettere almeno il bagnoschiuma, non depilatevi a secco, ma neanche con la pelle con l'acqua e basta, perché sennò vi fate male e cioè poi vi prude tutto, soprattutto sotto le ascelle, linguine, mai. Ci sono tantissime cose che potete utilizzare, se non volete utilizzare il semplice bagnoschiuma ci sono addirittura tipo delle schiume da barba per donne fatte apposta, dei gel che diventano schiumosi e che lasciano la pelle super morbida dopo, oppure il rasoio che c'è intorno alla saponetta, insomma qualcosa di questo tipo fatelo, non depilatevi mai a secco con le gambe asciutte, con le gambe soltanto bagnate con l'acqua, mi raccomando. Tra l'altro poi io non sono neanche una che si storce tanto quando si vede un pochino il pelo, ma anche al mare, cioè comunque i peli ce li hanno tutti, io se vado al mare che c'ho un po' di pelo sotto le ascelle non è che non mi metto così perché c'ho i peli. Cioè, non sono una persona che è così fiscale. Cioè, sotto le ascelle tendenzialmente è la zona in cui mi dà un po' più fastidio vederli su di me, perché più che altro, non lo so, è proprio una cosa fisica. Io, avendoli tolti da quando sono 12 anni, per i saggi di danza, sono abituata quando voglio mettermi in canottiera o così a farci attenzione. Però non sono proprio una persona che va in crisi se c'ha il pelo, cioè se c'ho tipo i peli di 3 mm sulle gambe, non è che non mi metto i pantaloni leggermente corti sul polpaccio perché sennò si vedono i peli, cioè non me ne frega niente, ce l'hanno tutti i peli. Io sono molto pro a quelli che non se li fanno proprio perché basta, cioè questa cosa, poi questo stereotipo della donna che è bella solo se è depilata anche nella zona intima, cioè, ma non ci siamo, cioè i peli crescono, siamo nate con i peli pure noi, ci sarà un motivo, no? Poi io posso capire che d'estate non vuoi andare, che sembri un gorilla fuggito dallo zoo, ma al di là di questo, insomma, io non ho particolari problemi con il concetto di peli. Tendenzialmente io i peli me li tolgo, ma lo faccio perché è una cosa che fa sentire bene me, ma se vedo una ragazza che ha i peli sulle gambe non è che gli dico che schifo i peli, oh mio Dio, ce li abbiamo tutti. Allo stesso modo non vado contro gli uomini che se li tolgono i peli, perché se tu pensi che l'uomo debba essere per forza uno scimpanzé col pelo, non è per forza così, cioè tipo mio padre se gli menzioni tipo di farsi le sopracciglia, cose del genere, praticamente ti rincorre con la clava, perché mio papà invece è un uomo di quelli belli possenti, poi papà c'ha la mamma con i capelli scuri e quindi mio papà ha tanti peli neri, ma cioè, è un uomo. Vabbè, invece io ho anche degli amici o comunque degli amici di mio papà, eccetera, che magari si fanno le sopracciglia oppure le gambe quando vanno a giocare a calcetto. Ma che cazzo mi frega, vuoi levarti i peli? Levati i peli, che ti devo dire? Tra l'altro è tanto comodo usare la schiuma da barba per levarsi i peli dalle gambe, io pure lo facevo, lo faccio. Ma io anche durante l'estate, se un giorno voglio andare al mare e non ho voglia di farmi i peli, non me li faccio. Vado al mare col pelo, poi se qualcuno mi deve guardare male perché ho 2 mm di peli sulle gambe, mi guarderà male, non so che dirvi. Non mi crocifiggo per i peli da nessuna parte, proprio no. Va bene, dopo aver parlato 6 ore, andiamo a vedere un pochettino le domande che mi avete fatto voi. Allora, mi avete chiesto appunto che metodo utilizzo, se ne ho provati di strani e diversi dalla mia esperienza. Non ho provato metodi strani di depilazione, io vado col semplicissimo rasoio non, e la ceretta appunto ogni tanto quando l'estate, quando mi gira bene. Poi mi avete chiesto se conosco delle creme che ritardano la crescita del pelo. No, non penso esistano, comunque io non ne sono a conoscenza. E se consiglierei il laser o la luce pulsata? Allora, io non l'ho fatto, non ho mai provato, però vorrei tanto farlo, soprattutto ascelle e inguine, che credo siano il cruccio di tutte le donne. Mi piacerebbe moltissimo fare la luce pulsata, più che altro per una questione proprio di comodità. Soprattutto sotto le ascelle, che è un po' il mio punto critico, ma anche linguine d'estate, comunque mi piacerebbe molto provare. Se mai mi convincerò, insomma, a provare, troverò un posto di cui mi fido, eccetera, sicuramente vi parlerò della mia esperienza. Poi mi chiedete della depilazione intima, che cosa, tendenzialmente che cosa ne penso, perché ci sono, insomma, c'è chi si lascia il classico triangolino, chi leva tutto, chi non leva niente. Allora, io vi dico con molta serenità, io non penso che ci sia un metodo che ti rende più donna, un metodo che ti rende meno donna, un po' lo stesso principio della depilazione in generale. Non penso che la donna col pelo diventi automaticamente un uomo, anche se ci sono un po' queste tendenze a cui io non ho proprio questa fissazione. La depilazione intima, allora, tendenzialmente io levo solo i peli dal linguine, perché è proprio una questione anche di cura che mi do, è una questione di quando vado al mare, insomma, cose del genere. Ogni tanto
mi parte lo schiribizzo e tolgo tutto, ogni tanto tolgo un pochino, ogni tanto accorcio e basta, dipende molto da come mi gira, onestamente non me ne frega niente di come appaio, perché non è una cosa che vado a vedere io da sola e non è una cosa che tendenzialmente la gente nota, anche perché quando c'hai il costume non è che qualcuno capisce se c'hai i peli oppure no. Io durante l'estate li levo quanto basta, insomma magari un pochettino da sopra se ho un costume più sgambato del solito, però insomma dipende. Poi mi avete chiesto che cosa ne penso della depilazione intima, se penso che sia sicura, igienica. Io penso che sia sicurissima, nel senso che finché si osservano delle norme, diciamo, di igiene, nel senso di utilizzare sempre rasoi ovviamente puliti, nuovi, mai arrugginiti, o comunque la ceretta in un posto di cui vi fidate, se la fate da sole, facendo bene attenzione alla temperatura della cera, queste cose qua, io penso che sia principalmente molto igienico. Sì, cioè se uno si lava e si depilla come gli pare, bene, rispettando tutte le norme di pulizia, anche perché comunque è una zona estremamente delicata e che va tenuta sicuramente con molta reverenza, e penso vada tutto bene. Poi mi chiedete che se mi succede quando passo la lametta che mi ritrovi con dei puntini rossi o comunque con una leggera irritazione. Allora, a volte mi succede all'inguine perché e sotto le ascelle, perché sono le zone in cui ho i peli più duri, ovviamente, come quasi tutti, soprattutto l'inguine mi succede. Per ovviare a questo problema in realtà bisognerebbe cambiare metodo di depilazione, cioè che il rasoio tende purtroppo a fare questo piccolo effetto, mentre la ceretta no, perché estirpa proprio il pelo dalla radice. Tendenzialmente potresti provare ad utilizzare intanto sempre appunto mentre ti depili il bagno schiuma o una schiuma da barba o un gel di qualcosa che faccia scivolare la lametta più facilmente, cioè non fare forza, non ti depilare mai contro pelo, ma vai sempre in questo caso verso il basso comunque, almeno la zona dell'inguine, perché è veramente rischioso farlo contro pelo, perché poi crescono veramente tutti i peli incarniti, poi ti riempi di irritazioni e cose del genere. E poi potresti provare ad utilizzare il gel d'aloe subito dopo. Il gel d'aloe si utilizza anche dopo la ceretta perché è proprio lenitivo e quindi lenisce e calma qualsiasi reazione tu possa avere dopo aver posto la pelle a uno stress così forte come quello della depilazione, che può essere lametta, rasoio, silk peel, come ti pare. Come sono professional in questo video. Amor Giulia, a te ti saluto perché so che ormai siamo amiche, tipo siamo c'è confidenza. Se ho mai provato vergogna dall'estetista, mi chiede, perché lei prova vergogna. Allora, io ho trovato un'ottima estetista la volta che sono andata appunto l'estate scorsa, cioè le 2-3 volte sono andata nella mia vita, e una estetista molto carina, mi ha messo molto a mio agio eccetera, mi dava tutti i consigli eccetera, io ho fatto anche le sopracciglia con lei eccetera, e secondo me è fondamentale trovarsi a proprio agio con l'estetista, nel senso che deve essere un estetista che ti metta a tuo agio, perché so di casi di estetiste che ti commentano la cellulite o la conformazione fisica o la ciccia delle gambe, queste cose, perché a me non è capitato, ma se mi capitasse probabilmente scapoccerei, quindi è fondamentale trovarsi al proprio agio. Diciamo che tendenzialmente a livello proprio globale di estetista non mi sono mai imbarazzata, perché comunque l'estetista fa quello di mestiere, di mettermi semi nuda davanti all'estetista non credo che ci sia un grande problema, perché lo fanno con tutte, non ti giudicheranno mai se sono delle brave persone. Ultima domanda: ceretta alle ascelle sì o no? Perché per la ceretta alle ascelle ci sta questa cosa del fatto che rischi di compromettere le ghiandole sudoripare, quindi le ghiandole possono risentirne, irritarsi, gonfiarsi eccetera. Allora, questa cosa a me, mia zia me la diceva sempre quando ero più piccola, cioè non ti fare mai la ceretta alle ascelle perché rischi di compromettere la funzione delle ghiandole. Allora, io non so se questa cosa sia vera oppure no, perché io non ho mai sentito persone che hanno fatto ceretta alle ascelle e che poi hanno avuto questo problema. Per esempio Evi, la mia migliore amica, fa la ceretta alle ascelle o comunque a volte anche il silk peel, perché lei è pazza furiosa, ma perché a lei il rasoio sotto le ascelle dà veramente molto noia, a me no, e quindi preferisce fare la ceretta e non ha mai avuto nessun tipo di problema che io sappia, insomma. Quindi tendenzialmente non credo che sia vero, credo che dipenda molto da pelle a pelle, perché ci sono effettivamente dei tipi di pelle che non reggono la ceretta neanche sulle gambe, perché magari hanno i capillari troppo delicati e quindi possono avere delle reazioni un po' più esagerate rispetto ad altre, però appunto non credo che ci sia una norma in merito a questo, credo che sia proprio una cosa legata al tipo di pelle che hai, al tipo di pelo.
Io non so se la proverò mai la ceretta alle ascelle, più che altro per una questione di personale, insomma, di dolore, anche se è uno strappo e basta, non è un dolore così insopportabile, io lo so perfettamente, ma io ho proprio paura del concetto di dolore, non so se avete capito. Cioè, io poi faccio tutto, però io ho proprio paura del dolore, anche il tatuaggio l'ho fatto, non ho sentito niente. Poi tutti mi dicono, ma era piccola, ma era qua per mettermi pressing, capito? Quando farò un altro tatuaggio, probabilmente morirò nello studio. Ma comunque, tendenzialmente io non lo faccio, ma proprio per una cosa personale, preferisco il rasoio, mi trovo bene. Io vivo sempre con un rasoio da qualche parte nel beauty, me lo porto sempre, io sotto la doccia, tanto ormai è quasi automatico, sotto la doccia mi metto così, ah, c'ho i peli, ok, li levo. Fine. Bene, fanciulle, questo era questo bellissimo video, mi sono molto infervorata perché volevo fare questo discorso per smontare un po' di tabù che ci sono, che secondo me sono imbarazzanti, perché raga, cioè, parliamone di più di queste cose, vi prego, probabilmente, insomma, per voi non sarà un tabù, insomma, per voi che mi avete fatto queste domande, però ci sono tante persone che ancora sono restie a parlare di depilazione, tipo la gente che ti chiede sottovoce un assorbente, capito? Cioè, non, comunque, io vi mando un bacio grandissimo, che vogliate depilarvi o non depilarvi, io vi voglio bene, vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima, ciao!